stata la compagnia Carol di Catania con la commedia tragicomica Le Sedie ad aggiudicarsi il premio teatrale popolare Michele Abate, premiati anche due artisti della compagnia catanese, Mario Sorbello come miglior attore protagonista e Maria Luisa Lombardo come migliore attrice protagonista. Si spengono i riflettori dunque sull'edizione di quest'anno del premio, che ha visto la partecipazione di 4 compagnie siciliane, assegnati dalla giuria tecnica anche riconoscimenti come migliore caratterista donna Eugenia Lombardo per lo spettacolo Delitto Imperfetto della compagnia Amici del Teatro di Vittoria, compagnia che ha anche ottenuto il premio della critica assegnato dal Lions Club di Caltanissetta, e il regista Vito Mauro Pinizzotto il premio per la migliore regia, e ancora premio miglior attore caratterista Marco Comitini per lo spettacolo Ditegli Sempre di Sì della compagnia Il Teatro del Pero di Comiso. Quest'anno siamo stati innanzitutto fortunati perché il bel tempo ci ha accompagnati per tutte le 6 serate. Gli anni passati abbiamo iniziato al Parco Palmentelli, poi abbiamo concluso al Teatro Margherita perché la pioggia ci ha inseguiti per un paio di giorni. Quest'anno siamo stati anche fortunati per lo spessore qualitativo delle 4 compagnie in concorso. E infatti la giuria ha avuto non pochi problemi per assegnare i riconoscimenti. Positivo il bilancio della manifestazione svoltasi nella cornice del Parco Archeologico Palmintelli, così come racconta lo stesso direttore artistico. Serate che hanno coinvolto il pubblico presente, come nel caso dello spettacolo fuori concorso del Teatro Stabile Nisseno, Ora però muori, amore mio, andato in scena venerdì 9 settembre. Perché ci siamo resi conto che questo è un momento in cui la gente vuole ridere. Vuole ridere perché dopo 2 anni di chiusura forzata la gente è ridiscesa nelle piazze. Speriamo che venga quest'inverno nei teatri. E noi abbiamo deciso quest'anno di mettere in scena una farsa dove gli attori sono 3, io, mio fratello Giovanni Speciale e Ilaria Giammusso, con la regia di Antonello Capodici, che dopo un periodo in cui ha lavorato a Catania ritorna a dirigere il Teatro Stabile Nisseno. Sì, ha avuto un grandissimo successo, abbiamo fatto più di 30 repliche, non ci siamo fermati, ci fermeremo il 17 settembre e speriamo di continuare nella tournée invernale. Il gran gala finale invece di sabato 10 settembre ha visto la partecipazione di diversi ospiti, guest star Daniela Stalteri con il suo spettacolo Odio i monologhi, però li faccio. Quello che non piace di solito dei monologhi da parte del pubblico, intendo, è proprio il fatto che ci sia soltanto un attore che parla molto spesso solo di se stesso. Invece questo è un monologo un po' particolare perché in realtà parte come un monologo, ma in realtà non lo è poi così tanto, e non voglio insomma rivelare altro, ecco. Quindi diciamo che anche da parte dell'attore, in questo caso da parte mia, c'è questa volontà di andare oltre il monologo e il narcisismo dell'attore per coinvolgere anche il pubblico, dai.